Lo saprò meglio domani, ma probabilmente, quasi sicuramente mi sono stirato. E per quanto riguarda le parole dette ieri in conferenza, chiaramente parlavo per me, parlavo per i miei giocatori che io vivo quotidianamente, e quello che percepivo e quella che era la voglia, era una voglia non vissuta solo da me, ma dai miei giocatori. Quando parlavo e ho detto nella giornata di ieri che volevamo a tutti i costi raggiungere il secondo posto, parlavo per me e per loro, perché per quanto fatto, per il percorso costruito, per il percorso fatto, credo che alla fine questi ragazzi abbiano meritato questa posizione di classifica, che non è sicuramente la vittoria del campionato, ma è comunque un obiettivo raggiunto, che era stato prefissato in corso d'opera, e che questi ragazzi sono stati bravi ad ottenere, a raggiungere sul campo, attraverso delle prestazioni, attraverso delle partite importanti, attraverso dei risultati importanti contro delle squadre forti, vincendo, che se non sbaglio, quasi tutti gli scontri diretti, se non con la prima, quella che ha vinto il campionato. E quindi credo che il risultato ottenuto nella finale della regular season sia comunque un risultato importante, soprattutto se poi si va a vedere in ottica playoff, perché ci dà sicuramente dei piccoli vantaggi, e ci fa arrivare con entusiasmo, con l'autostima, con una maggiore fiducia, e con il nostro pubblico, con la nostra gente che oggi ha mostrato ancora una volta l'attaccamento a questa maglia, a questo club, a questi ragazzi che percepiscono le responsabilità che hanno, e si sentono, soprattutto nella giornata anche di stasera, dopo la partita, gratificati da quanto raccolto a fine partita dai propri tifosi. Questa è stata una partita equilibrata come quella con il Benevento, e poi come con il Benevento dal pure del secondo tempo, abbiamo visto una squadra che cresceva, avanzando il baricentro, ci siamo un po' sciolti, perché nel primo tempo avevamo un po' troppi contratti, il Crotone ci ha concesso poco, poco spazio soprattutto sulle corsie esterne. Sì, è stata una partita molto molto equilibrata, in linea di massima come quella del Benevento, anche se con Benevento probabilmente avevamo avuto anche qualche altra situazione in più, però avevamo, rispetto al Benevento, rischiato qualcosa in più rispetto a stasera, dove credo che il nostro portiere Ghidotti non sia stato mai impegnato, e quindi, insomma, in linea di massima la partita su per giù è stata molto simile. I ragazzi sono stati molto bravi a creare, a trovare quell'episodio che poi ci ha portato a vincere la gara. Sono d'accordo con lei quando dice che nel primo tempo abbiamo trovato pochi spazi, ma questo va dato anche merito agli avversari, che nel momento in cui siamo riusciti a portare tantissimi uomini nella loro metà campo, hanno chiuso molto bene gli spazi, e noi siamo stati un po' lenti e un po' lenti nel cercare di attaccare la linea difensiva avversaria, anche probabilmente per caratteristiche. Nel secondo tempo, nel momento in cui abbiamo inserito quelle caratteristiche che per forza di cose ti danno più dinamicità, più vivacità, e le cose sono un po' cambiate, perché la squadra ha cominciato ad attaccare, a mantenere gli avversari per molto molto tempo nella propria metà campo, fino a trovare poi quell'episodio del calcio di rigore che ha fatto sì che Paterno raggiungesse i suoi 20 gol benedetti, e che potesse dare, insomma, la vittoria alla squadra, che secondo me, per quanto visto, poi ci ha creduto molto di più rispetto al Crotone, e quindi che ha meritato. Non è che avete fatto una scommessa, pagata la cena anche a lei, perché mentre deve pagare Vedremo, glielo chiederò, sinceramente glielo chiederò, vediamo se la cena anche a lei. Ah, mi la paga la squadra. Ebbene, se la paga la squadra, allora pagherà anche a noi sicuramente. Mister, la scelta iniziale di Frascatore, ovviamente legato al giallo, cioè Allora, vi assicuro che nella giornata di ieri, quando parlando di questa situazione, avevo parlato con voi e vi avevo detto che non sarei andato in gestione, lo pensavo davvero. Però alla fine, per arrivare alle scelte finali, è consuetudine confrontarmi sempre fino alla fine, fino a quando c'è tempo, con il mio secondo, con il mister Laporta, e con lui, insomma, ho deciso poi alla fine di andare in gestione sull'unico giocatore
dove non abbiamo la doppia possibilità, nel senso che Frascatore è l'unico difensore mancino che abbiamo in squadra, ed essendo lui diffidato sinceramente in tutti gli altri ruoli, qualora ci fosse stata una ammonizione, una squalifica, avremmo avuto la possibilità di far giocare un altro giocatore in quel ruolo lì, con quelle caratteristiche lì, non ce l'avevamo, e quindi abbiamo deciso, abbiamo scelto così. Pensa sempre che la sconfitta di Giuliano sia stato un nuovo inizio, cioè la scintilla è ripartita da lì in termini di crescita, di volontà di arrivare al secondo posto? Sì. Sì, è stata una delle partite, secondo me quella più importante, quella principale, dove la squadra ha avuto quella reazione, quel senso di voglia di dire ok, possiamo fare molto di più, lo dobbiamo.